Siamo in compagnia di Mamete Prevostini, presidente del Consorzio Vini della Valtellina e qui nel suo spazio all'interno della regione Lombardia. Allora, come sta andando per i vini valtellinesi questo Vinitaly 2018? Ma io direi che la Valtellina sta vivendo veramente un ottimo momento ed è confermato dalla curiosità che credo che in questi ultimi anni è diventato anche interesse per questi vini che hanno nel loro DNA l'eleganza e la finezza del Nebbiolo e che è proprio quello che il consumatore oggi vuole e cerca. Quindi per noi è veramente un momento molto importante e nel quale credo che tutti ci sono qui, penso ci siano almeno 200 etichette e credo che tutte figurano bene in questo panorama internazionale nel quale che è il Vinitaly. Il consumatore del vino oggi è sempre più attento rispetto al passato e va alla ricerca di vini e sensazioni particolari, quali quelli del Nebbiolo coltivato a certe altitudini come quelle della Valtellina. Quali sono le caratteristiche principali? Ma come dicevo prima, il Nebbiolo valtellinese ha proprio l'eleganza dei tannini, la finezza, questi vini serbevoli, piacevoli, che si bevono volentieri, che ti puliscono la bocca durante un pasto e che ti invogliano a mangiare e bere ulteriormente. Non è difficile oggi in una capitale europea, una capitale americana, trovare un vino valtellinese in una carta dei vini dei ristoranti. Questo vuol dire che la qualità ci sta dando ragione e che i consumatori diciamo un po' più attenti alla qualità del vino ci danno adito. Ecco, invece come consorzio quali sono le attività più importanti o principali che state portando avanti? Chiaramente la promozione e la valorizzazione del marchio dei vini della Valtellina. Credo che in questo momento, in questi ultimi 10 anni, il fatto che le aziende sono passate da 30 a 50, anche se i numeri rimangono piccoli, ma vuol dire che c'è un avvicinamento soprattutto dei giovani al vigneto valtellinese e quindi questo lascia ben sperare per il futuro. Si parla sempre di più di viticoltura eroica, che cosa vuol dire coltivare in certe pendenze, in certi ambienti non troppo favorevoli? Chiaramente vuol dire tanta fatica perché bisogna lavorare quasi esclusivamente a mano, però sono anche tante soddisfazioni perché quando noi riusciamo a portare il consumatore, un addetto ai lavori nel mondo del vino, a vedere le nostre vigne, rimane impressionato e si porterà via un ricordo che non dimenticherà per tutta la vita. Ricordiamo comunque che la presenza del viticoltore sui nostri vigneti terrazzati significa anche manutenzione del territorio, gratuita per la collettività e quindi anche un aspetto sociale per tutta la provincia di Sondrio.